l'azienda vinicola Le Marognole nasce da molto, molto in là nel tempo. E già negli anni 70 il papà aveva i vigneti. Siamo a 350 metri circa sul livello del mare, in un paesaggio di singolare bellezza. Siamo a Marano di Valpolicella, quindi in uno dei comuni storici della Valpolicella classica. Il nome Le Marognole è la località dove abito, dove è posizionata la cantina, e prende appunto il nome da questi muri in sasso che in dialetto veronese si chiamano Marogne. Quindi stiamo parlando di zona molto boccata. Ci sono testimonianze fin dal 1500 della coltivazione della vite e di questo processo, insomma, produttivo. Personalmente sono fortunato ad avere questo territorio, perché è stato sempre un territorio molto vocato alla coltivazione della vite e a produrre questi vini, ecco. Non devo altro che interpretarli. Si costruisce nel vigneto. Si deve saper leggere l'annata e saper ottimizzare comunque l'evento stagionale in modo sì da ottenere il massimo che si può ottenere dalle uve. Alla fin fine dopo diventa tutto più semplice. Da una qualità eccelsa delle uve è facile ottenere un grande vino. Si deve solo mantenere in cantina attraverso comunque pulizia, una buona fermentazione, chiaro. La tecnologia aiuta, però un buon invecchiamento anche è una cosa essenziale, però si costruisce soprattutto là, nel vigneto. Sono i prodotti che vengono fatti in Valpolicella. L'Amarone è un vino comunque conosciuto un po' in tutto il mondo, è un po' l'emblema della Valpolicella, è un vino che viene fatto con la selezione dei grappoli migliori, quindi selezione delle uve migliori, messe in appassimento, un calo di perdita di peso di circa il 40% di queste uve, viene pigiato a gennaio e ecco, è un vino che fa un invecchiamento di circa 3-4 anni ed è un vino che fa anche un bel affinamento di circa un anno in bottiglia. Ecco, è il vino più rappresentativo dell'azienda, ecco, sicuramente come vendita. Ecco. Concetto importante, voglio assolutamente durante la mia vita mettere in bottiglia sempre vini in cui credo, vini prodotti attraverso comunque una metodologia, attraverso il rispetto di tutte queste regole che un po' la natura ti detta, ecco. E il business spesso ti porta magari a fare delle scelte che non sono congrue col tuo modo di pensare, ecco, questo è un concetto importante. Ecco, nella mia vita voglio sempre mettere in bottiglia qualcosa in cui credo io, qualcosa che porta un po' il mio nome, la mia firma, ecco.